Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Oggi cucineremo un pollo marinato alle verdure. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono un petto di pollo che io ho già tagliato a listarelle. Ci serviranno due carote, due zucchine, un peperone rosso, un peperone verde, 50 g circa di germogli di soia, un cucchiaino di zenzero. Potete utilizzare lo zenzero fresco o lo zenzero marinato come utilizzeremo in questa ricetta. Ci serviranno dei semi di sesamo, la scorza grattugiata di mezzo limone e il succo di mezzo limone. Ci servirà dell'olio vegetale, del sale, della soia e olio di semi di sesamo. Questa ricetta potete anche cucinarla benissimo come schiscetta per il lavoro, oppure una sera che rientrate per mangiare il pollo in una maniera diversa. Mettiamoci subito a cucinare. Andiamo a marinare il nostro pollo prima di tutto. Ho aggiunto la scorza grattugiata di mezzo limone e il succo di mezzo limone. Ora andiamo ad aggiungere lo zenzero. E anche il suo succo. 3 cucchiai di salsa di soia. Un cucchiaio circa di olio di semi di sesamo che andrà a insaporire ancora di più il nostro pollo. Diamo una bella mescolata, cercate di ricoprire bene tutto il pollo con la vostra marinatura. Apriamo con carta trasparente e lasciamo riposare a temperatura ambiente, non va messo in frigo, per una mezz'oretta. Ci vediamo dopo. In questo wok ho scaldato un cucchiaio abbondante di olio di semi di girasole. Usate dell'olio vegetale perché altrimenti l'olio di oliva andrà a coprire poi tutti i sapori. Andiamo ad aggiungere per prima cosa le carote. E cuociamole per 2-3 minuti girando spesso. Trascorsi 3 minuti andiamo ad aggiungere i peperoni e facciamo cuocere anche qui 2-3 minuti. Come ultimo ingrediente andiamo ad aggiungere le zucchine prima e i germogli di soia. Facciamo finire di saltare anche queste 2-3 minuti e poi li trasferiamo in un piatto. Mi raccomando, le verdure dovranno appassirsi ma rimanere sempre belle croccanti, non le vogliamo mica tutte mosce mosce. Le cotture sono state diverse, come avete visto, perché naturalmente le carote rimangono sempre più dure rispetto agli altri ortaggi che abbiamo inserito all'interno del wok. Avete visto che non ho aggiunto neanche un po' di sale? Perché poi andremo a insaporire le nostre verdure con il pollo che sta marinando, sta finendo di marinare nella soia. E solo alla fine assaggeremo e vedremo se ci vuole una giustatina di soia o di sale. Ho tolto le verdure pronte, le ho trasferite in un piatto. Ho dato una pulita con uno Scottex al wok. Ho aggiunto un altro cucchiaio di olio vegetale. Andiamo ad aggiungere adesso il pollo marinato. Diamo una bella mescolata e cuociamolo bene. Il nostro pollo è ben arrosolato, non ci resta altro che aggiungere le verdure, dare una bella mescolata, lasciare insaporire bene tutto. Aggiungiamo i semi di sesamo. Una bella manciata, diamo un'ultima mescolata, impiattiamo e andiamo tutti a tavola. Eccoci qui, il nostro pollo marinato con zenzero e soia alle verdure è pronto per essere gustato. Se volete, una volta impiattato, aggiungete altri semi di sesamo. Se no, portatelo subito a tavola perché questo piatto va servito ben caldo. Noi andiamo a mangiare, vi auguriamo un buon appetito e ci vediamo domenica prossima.
Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.